torniamo al tema della ripartenza, Bassetti. Ripartire sì, ma se diciamo che dobbiamo avere tutte le mascherine, ma che vanno fatte anche nelle aziende, la sicurezza è cruciale. Insomma, e poi continuiamo a sentire che il tema mascherine, che sembrerebbe un tema banale, continua ad essere una lotta, no? Per la mascherina, è complicato. Vede, qua secondo me torniamo a quello che abbiamo già tante volte discusso, l'appropriatezza d'uso dei dispositivi di protezione individuale, perché purtroppo ancora oggi succede che molti non li usano appropriatamente e soprattutto non sanno il danno che fanno a usarli in un certo modo. Mi riferisco a, da una parte, i cittadini che hanno fatto incetta di mascherine, lo sappiamo bene, e magari non le sanno neanche portare, e dall'altra parte anche negli ospedali qualcuno ne usa troppi, potrebbe anche avere dei percorsi diversi per far sì che se ne usino di meno, perché è evidente che oggi non è colpa dell'Italia se è contingentato la quantità di mascherine, è colpa del fatto che in tutto il mondo le stanno richiedendo, per cui la capacità produttiva è evidentemente minore rispetto a quella che è la richiesta di mascherine, per cui dobbiamo tutti noi imparare anche ad usarle e sapere quando è che vanno messe, perché questo concetto che dobbiamo vivere sempre con la mascherina anche quando guidiamo una motocicletta o quando guidiamo l'automobile o quando camminiamo per strada da soli, bisogna che lo evitiamo di dirlo, perché stiamo facendo una cattiva quindi informazione. Quindi è sbagliato la Lombardia, la Toscana a metterle obbligatorie per uscire di casa soltanto se sono in un posto in allora cui... se la mascherina è messa perché io vado in un ambiente dove non riesco a mantenere il distanziamento sociale, è evidente che ha un significato, d'accordo? Ma se noi oggi siamo riusciti in qualche modo a controllare in alcune regioni il numero dei ricoveri e anche i nuovi casi, è grazie al distanziamento sociale, che rimane la prima misura. Non vorrei che domani diciamo mettetevi la mascherina e tutti stanno in 10 metri quadrati e magari si infilano la dita negli occhi senza lavarsi le mani, perché alla fine ce lo trasmettiamo allo stesso modo. In questo senso dico questo che è vero, dopodiché lei sa meglio di me che dai medici di base al personale del 118 appunto raccontano di avere avuto grandi problemi di approvvigionamento, e su quello invece c'è qualcosa di molto grave. Ma questo sicuro, bisogna mettere i professionisti, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, chi guida le ambulanze nella condizione di essere protetto al massimo, e i cittadini dobbiamo dargli le mascherine che servono, la mascherina chirurgica quando non possono avere un distanziamento sociale, quindi quando vanno ovviamente in un supermercato, in un ascensore, quando vanno sul treno, quando vanno sull'autobus, ma quando io esco di casa e ho un giardino davanti a me dove non c'è nessuno, devo mettermi la mascherina? Probabilmente no. Che senso ha? A meno che non pensiamo che purtroppo, io caro Bassetti, lei me lo dice da settimane, ma anche su questi pareri non sono univoci, è incredibile, ma è così, ogni regione ha fatto come gli pareva. Devo arrivare